Io a dirlo, ma insomma sono tutti i giorni i pendolari, tutti i giorni coloro che prendono ogni maledetto giorno, verrebbe da dire, quelle linee, così dicono loro, ma soprattutto lo è anche una carissima collega bravissima che anzi questa volta ha detto: ragazzi, io non so cosa fare. Sto parlando di Rosy Battaglia. Buongiorno Rosy. Buongiorno, grazie davvero a voi, ciao. Ciao Rosy, benvenuta, appunto giornalista, documentarista, insomma, anzi, una giornalista anche di inchiesta, tu hai fatto tante inchieste nella tua vita, Sì, no? esatto, Ecco, infatti ma questa il volta mio in un sfogo certo di senso ieri, esatto, era getti la proprio il spugna fatto che questa dico volta. ci rinuncio, no, è vero Raccontiamo un che po' cosa è viaggiando. successo, no? Ieri hai fatto un Ma in post di umana... realtà, sì, esatto, era un po' veramente un. È stato veramente uno sfogo umano, devo dire, perché devo confessare che sono una di quelle che a un certo punto non ce l'ha fatta e di fatto se n'è andata dalla Lombardia, non da molto, e però ovviamente torno, vado e torno e ogni volta che vado e ritorno trovo non solo gli stessi problemi, ma li trovo anche ingigantiti, soprattutto in questa fase. Quella dei trasporti, lo sappiamo, è un problema atavico che in questi anni non ha avuto un miglioramento. Devo dire, sempre, ecco, anche come giornalista, insomma, di inchiesta, ma nello stesso tempo anche in maniera equilibrata, non è un problema solo di Milano, chiaramente, Chiaro, perché chiaro. come scrivevo in questo mio post sfogo, in queste settimane sono stata appunto girato per alcune delle stazioni più importanti d'Italia, Venezia, di snodo, no? Sì, Quindi sì. Venezia, Roma, eccetera, Bologna, e i problemi sono comuni. Però ecco, quello che ho notato, come dire, soprattutto nel traffico verso Milano, quindi come Sì. dicevi tu, quello di noi benedetti pendolari, è che la situazione è ovviamente in peggioramento. Ecco, E ieri questa è la soprattutto verità. la cosa che è stata la Poi, cosa interessante è stata che a un certo punto, cioè, erano 5 minuti di ritardo ieri a un certo punto. E 5 minuti sì, in sono niente in realtà, confronto, giusto? esatto, sono niente. È Ma stata questa goccia, ma intanto quei 5 minuti, che poi sono diventati 10 e ecco. che erano comunque negati dall'app di Trenitalia, ma non è un caso che noi pendolari di solito facciamo le foto Sì, per ecco. attestare, perché regolarmente cosa succede? Che quando si arriva in centrale si perdono le coincidenze, si perdono assolutamente le coincidenze. E una cosa che ho notato è che obiettivamente chi arriva da Malpensa, dalla linea di Varese, eccetera, alla fine è veramente un po' come ho scritto, no? Un figlio di un dio Infatti, minore, tu nel dici senso. quell'essere considerati un nulla, tu scrivi. Nu sì, un nulla, perché obiettivamente pur andando a cercare di recuperare un biglietto, capire come poter fare, il problema vero mi è stato detto tranquillamente: guardi, lei è sulla linea Trenord, arrivava da Trenord, e quindi, come dire, non contate nulla, cioè che arrivate prima o che arrivate dopo, peggio per voi, cioè lei per arrivare in centrale in orario, io so che dovevo partire, mi sarei dovuta alzare alle 4:30, mi sono alzata solamente alle 5 e non ce l'ho fatta a prendere un treno che partiva da centrale alle 6:45. Tutto questo per fare 30 km, ecco, Perché perché questo è il tema, no? È Malpensa-Milano, questo, infatti. questo è il Cioè... tema dello snodo. Non sono io a rilevarlo, insomma, ci sono anche altre app che, visto che quella di Trenitalia non lo rileva. E non ho controllato, sono confesso quella di Trenord, perché anche ogni, poi c'è anche questa cosa, no? Che ogni utenza ha la sua app, quindi anche qua insomma questo. E il problema vero è che però, come dire, questi ritardi li viviamo noi, cioè vengono assorbiti sulla nostra vita. E quello che poi ovviamente pensavo è che chi deve timbrare un cartellino, prendere una coincidenza e non se lo può permettere, o cambia mezzo, il discorso è O questo, rischi di dover cambiare mestiere, cioè quello è il problema, o deve cambiare obiettivamente casa, sì, cioè. perché non puoi arrivare appunto a lavoro o una trasferta importante, come dire, sempre in ritardo, o rischiare, nel caso mio di ieri mattina, comunque dovevo affrontare un viaggio di 4-5 ore, poi alla fine, ecco, questa è la cosa un po' amara, è che quando mi è stato chiesto poi di andare a mendicare, se ci fosse un po'
posto su un Frecciarossa, proprio vedere se il capotreno li trova un posto. Ecco, lì devo Ma dire è come stato poi? abbastanza Ma come umiliante, provi a sì, ti vedere se il giuro. capotreno c'ha un posto? Nel senso, ma cos'è? Non è, cioè, non è che vieni a casa e mi dico, guarda, aspetta, guarda se c'è in frigorifero qualcosa, ti faccio un piatto di pasta. Cioè. E ti dirò di più che però con Italo questa cosa, devo dire, ecco, anche qua poi vabbè si aprono tanti discorsi, ecco, c'è questa cosa, ovviamente ci sono le diverse gestioni che si notano ancora tutte, quindi Ah, Trenord e ok. Trenitalia, due mondi che non si sono poi integrati, a parte appunto come dicevi tu, le varie battute e i vari, come dire, ritorsioni elettorali, perché anch'io mi ricordo certi cartelloni durante le campagne elettorali Eh sì, delle infatti. regionali, in cui appunto si diceva che, come dire, l'inaffidabilità di Trenord era colpa di Trenitalia. Io non so più a questo punto chi è colpa, chi si è preso l'aumento, eccetera. Fatto sta che il disservizio è costante, è una cosa abbastanza triste che comunque è anche rispetto a chi viaggia su quella linea, in parte sono i turisti, quindi anche qua persone che a questo punto non vengono considerate, e anche i pendolari, i quali, come sappiamo, se non si possono permettere di arrivare in ritardo o di prendere un biglietto business o che cosa, passano la macchina. E questa è la seconda parte del problema, secondo Infatti, me, infatti, infatti. perché la Milano-Laghi, lo sappiamo, è una delle autostrade più intasate d'Italia, e se non so quante corsie siamo arrivati, sia a 6, 7, insomma, Sì. però ecco, La si quando si allarga parla sempre di poi. più quando basterebbe far arrivare i treni in orario, forse, ecco, non so come Ecco, dire. questo poi, ecco, purtroppo la mia mente da data journalist, eccetera, che ha studiato anche poi i dati di impatto di inquinamento ambientale del nostro Immagino. bellissimo territorio, è quello che in ogni caso si è costretti ad andare in macchina. Rosi, ieri E tu, vabbè. Rosi, tu ieri hai gettato la spugna dicendo che un altro collega forse che passasse dalla tua bacheca avrebbe potuto prendere ispirazione e fare una inchiesta. Non è Sì. che stamattina ci hai ripensato e inizierà un'inchiesta No, è che by Rosi sono Battaglia? impegnata, grazie. No, sono impegnata su un'inchiesta più grande, come sai, che è Ok. quella che riguarda una parte uscita, insomma, che riguarda Racconta, racconta. comunque il peso esatto, l'impeso dell'inquinamento industriale in Europa e soprattutto a Taranto, Ok. e quindi con problemi tossici, perché ancora, ma che non sono tanto diversi, però attenzione, da quello che viviamo, abbiamo vissuto in Lombardia, Stavi perché parlando di l'area Taranto territoriale. Chiama, giusto? Tu stavi parlando adesso di Esattamente, documentario che stai documentario, facendo. inchiesta alla quale sto lavorando, ho avuto un sacco di vicissitudini per quello che sto volando basso, però ci sto lavorando, esatto, perché veramente è stato tutto molto complicato. Però ecco, di fatto poi i problemi, è una storia esemplare che io spero serva ai ragazzi e alle ragazze delle nuove generazioni, perché non è solamente un film di denuncia, ma anche un film proiettato sul futuro. E torniamo un po' anche alla telefonata di stamattina, le soluzioni ci possono essere per gli uomini e le donne di buona volontà, non si, soprattutto però se le consideriamo, ecco, se non veniamo considerati delle merci, dei numeri che pagano, Ho ma avuto sono. paura quando ho detto considerati delle me, ho detto no, no sì, mi raccomando il lessico, invece no, ok, merci, ok, scusami, mi sono spaventato, perché No, no, effettivamente però infatti. l'idea è quella, cioè insomma si viene considerati veramente, come dici tu, il nulla, ed è quella che mi è piaciuto del tuo post, nel senso che appunto non parlavi Sì, tanto dei perché non ritardi, delle sei. infrastrutture o quelle cose, ma del fatto Sì, di dire sì. almeno un po' di considerazione per noi che No, dobbiamo subire tutto esatto, non questo. siamo più, nel senso, quindi sei lasciato da solo in balia. Io immagino un ragazzo, una ragazza, cioè io comunque sono una donna che ha superato il mezzo secolo di vita, anche se ricordo bene, quindi sono una pendolare navigata, viaggio tantissimo anche per scelta. Sui mezzi pubblici e ritrovare, ti dico la verità, dal post è trasparso. Ieri mattina veramente mi sono sentita male, frustrata, è stata una brutta sensazione. Chiarissimo. Ecco, uscendo dalla Lombardia non è stata una bella sensazione, questa cosa mi ha molto intristito. Vabbè, niente, insomma, Chiarissimo. Rosy, ti intanto grazie a voi auguriamo. per aver Ma ci mancherebbe. raccolto, come dire, questo sfogo. Boh, chi ci ascolti faccia qualcosa, perché obiettivamente, insomma.
ci hanno come provato, ci hanno dire. provato a farlo, però sono presi una diffida e una causa adesso aperta con i pendolari, Trenord li ha denunciati, Eh sì, quindi ma insomma appunto perché questa è la bisogna situazione, e stare un però attimo attenti anche su quello, va è bene. assolutamente sì, però è anche No, no, giusto non giustissimo, stare giustissimo. zitti. No, 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 per nulla, per nulla. Infatti siamo proprio contenti di averti qui con Assolutamente. noi, Rosy. Grazie mille, buon Grazie a viaggio. Mi voi, buona auguro giornata. meglio di quello di ieri, a questo Grazie. punto, va bene. Esatto. Buona giornata ancora. Grazie Grazie mille, Rosy anche a Battaglia. voi. Grazie mille. Grazie davvero. Buona giornata. Ciao. Ciao.